a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa abbiamo fatto un bel giretto ad Hillcrest, abbiamo incontrato non poche difficoltà, pensavamo di stare andando incontro a Tommy, invece alla fine ci siamo ritrovati di fronte, sorpresa incredibile, a Jesse, che era praticamente venuto a cercarci in quanto in pensiero per noi, io penso più che altro in pensiero per Dina ovviamente. Dopo un po' di peripezie alla fine siamo riusciti a tornare a teatro, dove insomma ragazzi per ora Ellie e Dina non hanno detto nulla a Jesse riguardo la gravidanza appunto di Dina. Ellie mi è sembrata un pochettino, non dico scocciata, ma stranita dalla situazione. Fatto sta che poi ci hanno fatto rivivere un altro flashback dove abbiamo incontrato di nuovo Joel, abbiamo vissuto un pochettino di avventure insieme a lui, chiamiamole così. Fatto sta che alla fine c'è stata una, possiamo chiamarla discussione, non proprio discussione ma un piccolo confronto fra Ellie e Joel riguardo la scelta di Joel di portarla via dalle luci, ma secondo me comunque ragazzi tra di loro sono rimaste varie cose in sospeso. L'ultima volta ci eravamo salutati all'inizio del filmato che si era avviato dopo la fine appunto del flashback, quindi riprenderemo esattamente da lì. Eccoci qua. Aia. Jesse è crollato. Ehi, ci penso io. Tutto molto igienico. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie. Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Niente, regà, non la ferma niente e nessuno. Cioè, alla fine non ha avuto manco il tempo di riposarsi un attimo, di riprendersi. Lei allora, prende e se va. Se seguo la Route 5... dovrei arrivare all'ospedale. Prende e va, non ha voluto aspettare Jesse, è voluta andare da sola. E tra Segui l'altro... la devo trovare Nora e scoprire dove è andata Abby. Siamo ancora appunto, ragazzi, cercando Tommy in effetti, perché quella comunque era uno dei nostri compiti anche, no? In un modo o nell'altro, gli avevamo Benissimo. Detto a Maria, si chiama così la sua moglie se non sbaglio. Ingresso ospedale, area di quarantena. È proprio quello che cerchiamo, tra l'altro. Non mi dica che è bloccato pure questo. Poco casino, mi dicono, eh? Mannaggia, ok, allora. Quindi, l'ospedale. Devo passare. Beh, passare non sarà troppo difficile. Basta salire qua e poi fare così. Andiamo da qui. Tac. Vediamo. Cioè... comunque, regà, rimane sempre il fatto che stiamo andando da soli.
Cioè, verso l'ignoto più totale. Non abbiamo la minima idea di chi ci ritroveremo di fronte, di quanti di loro ci ritroveremo di fronte. Cioè, non è uno scherzo, ma questo pensiero non la ferma. C'è poco da fare. Ammazza quante bottiglie vuote. Però in questo cassetto, uno. Sempre rega col contagocce. In questa credenza, mezzo straccetto. Va bene, ci va bene, ce lo prendiamo comunque. Mentre di qua, un'altra bottiglia che non ci serve a niente perché ce l'abbiamo al massimo. Ingranaggetti, scotch, alcol. Ma almeno qualcosina l'abbiamo trovato, ragazzi. Dai, questo ci piace. Va bene. Allora, vediamo di trovare una via di uscita. Allora, noi siamo entrati da qua, quindi comunque la zona era chiusa. Non ci resta, ragazzi, che uscire di qua, allora. Ok, bene così. È più semplice del previsto. Perché complicarsi sempre la vita? Non lo so. Dobbiamo continuare a seguire la strada per l'ospedale, ragazzi. Proprio qui. Quindi sempre 5, eh? Interstatale 5 sud. È proprio quella che ci interessa. Oh, oddio. Straccetti al massimo. Posso fabbricare qualcosa? Assolutamente sì. Un altro medikit. Non posso farmene altri. Riprendiamo questo. E prima di procedere proprio verso l'ospedale, vediamo di entrare anche in questi altri posti, ragazzi. Non si sa mai, può esserci davvero qualcosa di utile, tipo queste forbicine, queste altre forbicine, questo scotch che è al massimo, ma a questo punto delle cose mi fabbricherei... ma sì, fabbrichiamole al massimo, ragazzi, le frecce, così poi abbiamo spazio per poter raccogliere un pochettino più di risorse. Quindi, scoccetto preso, di qua non c'è altro... Di qua neanche c'è altro. Qua c'è un cadavere. Ormai tutto marcio. Accoglie il suo amore. Che cazzo. Ok. Il fatto che sia scritto col sangue dovrebbe tranquillizzarmi o terrorizzarmi? No, perché... Leggiamo un po' il diario, ragazzi. Allora. Ok. Noi eravamo arrivati a fanculo il VLF. Infatti subito dopo c'è scritto: Jessie è qui. Meglio così può aiutarmi a proteggere Dina. Mi è stato di grande aiuto con il VLF. Forse può assistermi nella ricerca di queste persone. Non se ne parla di tornare indietro. Accogli il suo amore. Chi cazzo sono questi che cercano? Belle domande. Bello che fa anche ritratti, tra l'altro. Ammazza, ha talento Ellie, brava. Allora, qui c'è una scala che porta di sopra. Che dite, ci andiamo? Ovviamente ci andiamo, anche se cambiare piano non è che mi faccia proprio entusiasmare, eh? C'è sempre qualche brutta sorpresina che ci aspetta. Allora, di qua non si va da nessuna parte, però posso saltare fin lì, ce la faccio? Ok, sì. Ok, ottimo. Vediamo. Trasporta. Con sta corda che cavolo ci dovrei fare? No, fermi un attimo. Mollala un attimo, Ellie. Aspetta. Devo prima capire un attimino cos'è sta situazione qua. A che mi serve sta corda? Forse ad entrare dall'altra parte? Infatti, c'è roba utile dentro. C'è roba utile, sì, guardate là, ragazzi, le cose come sbrilluccicano. Quindi la porta, la corda ci serve come? Allora, quindi spacchiamo un po' la finestra, prendiamo la corda e vediamo. Ci avevano messo anche un mattone qua a disposizione. Vabbè, io intanto allora la lancio. Ok, così si appende e... Adesso posso usarla, ovviamente. Per scendere piano piano, non devi evitare di romperci l'asso del collo. Ma non posso usarla per oscillare, scusate. Posso usarla solo per andare di sopra e di sotto? No, così no. Io pensavo mi potesse essere utile per oscillare un attimino. Così non ci faccio un tubo. Aspetta un attimo, allora. Regà, non sale. Non sale più dalla finestra, perché... Perché mi fai questo, Ellie? Perché? Io devo salire qua, ragazzi. Cioè, pochi cazzi, eh. C'è sta roba che ci serve. Ma come faccio? Forse la devo appendere. Solo che qua, giusto qua, il tubo è rotto, ragazzi. Guarda un po' te che culo. Aspetta, Mogliamo un attimo la corda. Fatemi provare a fare una cosa. Ok, quindi i vetri qua sopra si rompono. E su questo siamo d'accordo. Però posso rompere anche di qua e quindi poi mi dovrei lanciare verso la corda.
Solo che fin lì è troppo lontano. A few moments later. Ma scusa, cioè, invece di complicarci la vita, se io faccio semplicemente questo. E poi prendo una rincorsa pazzesca e salto! Ok, mamma mia, come al solito, la seconda volta che oggi mi devo complicare la vita, porca miseria. Quindi dai, su, un po' di slancio e uno e due, Oh, ok, ecco fatto. Era così difficile, no? Ok, vediamo qui. Sembra che oggi io debba davvero complicarmi troppo la vita, ragazzi. Anche no. Cosa ho preso? Carta della collezione Shift. Ma che carino. Carinissimo. Va bene. Andiamo avanti. C'è un foglietto. Simon, spero che non dovrai mai leggere questo messaggio. Spero di poterlo strappare e bruciare nel fuoco quando tornerai da noi. Sono passate non so quante ore da quando sei partito. Sono uscita a cercarti, ma ho incontrato un gruppo di strani incappucciati. Sono messi a gridare. Mi hanno chiamata peccatrice e poi hanno iniziato a sparare. Sono rientrata di corsa e ho barricato la porta. Sento solo il rumore della pioggia, ma temo che siano ancora lì fuori. Devo scappare o restare qui? Sono completamente paralizzata. Mi spiace per questa stupida malattia. Non avrei mai voluto mandarti all'ospedale da solo. E scusa se non sono rimasta nascosta come mi avevi chiesto. Se dovesse succedermi qualcosa, voglio che tu sappia quanto ti amo. Ti prego, torna. Ho tanta paura. Paige. Oddio, che tristi, ragazzi, biglietti. Cazzo. Che tristi. Lei evidentemente si era ammalata e lui le aveva detto di restare al sicuro e si era avviato da solo verso l'ospedale, evidentemente per andare a cercare delle medicine. Che roba, ragazzi. Cioè, oddio, veramente così tristi ste storie. E in più lei ha provato ad uscire per andare a cercarlo. Fatto sta che poi si sono presentati sti geni che hanno iniziato a spararle addosso chiamandola peccatrice. Questi sono altri fanatici di merda, ragazzi, coi quali chissà se avremo a che fare. Spero sinceramente di no. Comunque raccogliamo tutta questa bella robetta. Ho trovato dei colpi, ragazzi. Un altro colpo per fucile, ingranaggetti e ingranaggetti. Ma tra l'altro, scusate, ma io me posso migliorare qualcosa? Allora ragazzi, abbiamo 87 pillolette. Io direi che questo potenziamento che si chiama tenacia può essere interessante, perché dice che i danni normalmente letali ci lasceranno con una ridotta quantità di energia, garantendoti la possibilità di fuggire. Ergo, i danni letali non ci ucciderebbero, quindi direi di usarlo, cioè di comprarlo, ragazzi. Quindi è bene comunque tutelarsi in ogni modo possibile, visto soprattutto le cacate incredibili che sono capace di fare io. Quindi intanto questa la sblocchiamo. Tacche tacche. E direi che adesso... Questo è un cappio, ragazzi. Lo sto vedendo adesso che all'estremità ci sta un cappio. E dai però. Cioè, mi dovete far vedere queste cose tristi. Far leggere queste cose tristi. Comunque, allora, direi che qui abbiamo raccolto tutto quello che potevamo raccogliere, ragazzi. Quindi direi di scendere. E adesso sì, possiamo dirigerci... Oddio, forse no. Forse è il caso di andare a guardare anche in questi altri... locali. Vediamo un po' se possiamo entrare. Oddio, che c'è sta? No, ho sentito dei rumori bruttissimi. Ah, ecco perché. Guarda, oddio. Allora, se fosse per me vi lascerei lì a marcire. Sapete qual è la cosa, raga? Che poi magari mi dite: no, Jock, perché non sei entrata là dentro? Mannaggia a te, mannaggia. C'è stava una cosa importantissima e te la sei lasciata sfuggire. Niente, sto posto l'hanno sigillato. Un motivo ci sarà, no? Motivo ci sarà. Proviamo a fare una cosa bellissima. Ok, quindi se vanno dal compagno che ha piato fuoco, piano fuoco, vero? Che cazzo è? Come hai fatto a uscire? No, raga, non ci sto credendo. Cioè, è allucinante sta roba. Porco zio maledetto, porca miseria. Che cazzo, su. Niente, raga, come al solito, penso di fare una cosa figa e poi faccio solo un macello. Oh Gesù, Giuseppe Maria, io pensavo che restassero dentro il locale, non che me venissero a cercare fuori. Che pezzi di merda. Questo c'è un foglio attaccato sulla panza. Elenco dei VLF disertori.
Questo è anche i disertori. Sappiamo che hanno rubato scorta e un carico di armi. State attenti, preferirei catturarli vivi, ma non correte rischi. Al primo segno di pericolo siete autorizzati a uccidere. Se volevano andarsene avremmo trovato un accordo, ma non possiamo tollerare il furto e la disersione. Il castigo di quei traditori servirà da esempio a tutti gli altri. Lottate per sopravvivere o per morire in fretta. Buona fortuna, Isaac. Quindi anche nel WLF... ci stavano cosette che non tanto funzionavano, eh? Ma regà, comunque le mele marce sono un po' dappertutto. Allora, voi mi avete rilasciato qualcosa di buono, interessante, a parte membra insanguinate? Sembrerebbe di no. Però adesso posso tranquillamente entrare. Intanto mi pio sta bottiglietta d'alcol. Poi attenzione ai vetri. Vediamo un pochettino cosa da offrirci questo bel locale. Vediamo. Allora, un pezzo di straccio. Bottiglie che non ci servono perché le abbiamo al massimo. Un altro po' di alcol. Un altro po' di alcol. Ammazza, imbriachemose, regà. Altro alcol. E vai. Qua che cosa abbiamo? Allora, qui ci sono le cucine, ragazzi. Apriamo anche quest'altra porta così, giusto per... Perché ci piace così. Allora, queste, raga, esplosivi ce le abbiamo al massimo. Forbicine, pilolette. Fantastico. Che altro in questa cucina? Che altro? Non c'è altro in questa cucina, va bene. Questo locale avrà dei bagni però, suppongo, no? Ah, questi due colpi me li prendo. Me li stavo per perdere, ragazzi. Altro alcol e ingranaggetti. Fantastico. Possiamo crearci un altro medikit. Direi di approfittare di farlo, così che possiamo prendere anche questi altri straccetti. Non ci sono bagni in questo locale, non vorrei dire, ma non so se è legale. O forse me li sono persi. Probabilmente, ragazzi, non ci ho fatto caso, perché è impossibile che in un locale non ci siano i cessi. Eppure i cessi non li vedo. Però vabbè, diciamo de sia. Adesso possiamo uscire. Forbicine. Allora, là dentro ci siamo stati. Sempre seguendo l'interstatale 5, ragazzi. Proviamo a procedere. Vediamo, a parte cadaveri marciulenti, cosa abbiamo da queste parti? Ah, questo è sempre il locale in cui sono appena stata. Mi sa proprio di sì. Quindi da quest'altra parte cosa abbiamo? Ci piace. Ingranaggetti e straccetti. E va bene. In quest'altro edificio mi sa che non si può entrare. Continuiamo, ragazzi. Continuiamo a seguire la strada principale. Di qua si va appunto verso l'interstatale 5. Però vorrei un attimino guardare di qua per vedere se riusciamo a trovare altra roba interessante. Tutto al massimo, ragazzi. Ho tutto stramaledettamente al massimo. Allora, visto che ci siamo, dai, creiamoci una bomba stordente. Per quanto comunque, ragazzi, io non è che sia proprio fan delle stordenti, ma visto che qua sta roba esplosiva ce l'abbiamo, la raccolgo tranquillamente. Quindi oltre questo camion nulla. Però vediamo se in questo edificio possiamo entrare. Sicuramente sì. Niente, ci avrei scommesso le pallozze. Magari c'è un modo... per strisciare dentro. Siamo sicuri che sia una buona idea? No, perché quando ci mettiamo dentro questi edifici così abbandonati e oscuri e tutto il resto, succede sempre qualcosa di orribile. Non vorrei dire. Magari è appena volta un'eccezione che conferma la regola, però sapete com'è. Non si sa mai. Allora, qua abbiamo altro. Sembrerebbe di no. Regà, comunque, notiamo che a colpi non sono messa bene. Anzi, direi che sono messa anche abbastanza maluccio. Quindi, vabbè, andiamo da sopra. Sperando non ci siano brutte sorprese. Che cazzo è? Una sorta di trappola. Di trappola sonora. Che è? Chi c'è? C'è qualcuno che ci aspetta qui? Spero di no. Ok, medikit istantaneo. Qua però adesso posso aprire e ne sblocco la via, nel dubbio. Io sento scricchiolii e robe poco rassicuranti, in effetti. Però vabbè, è inutile continuare a restare accovacciati. Forbicine. Scoccino. Adesso possiamo salire, anche se la cosa non è che mi garbi più di tanto, se ve la devo dire proprio sinceramente. Minchia, raga, se può ancora salire, tra l'altro, a meno che la strada non è bloccata in qualche modo. Sì, infatti, non si può andare più in alto di così, ma...
Ok, bloccata, niente da fare. Io ci ho provato, ragazzi, non mi venite a dire che non ci ho provato. E vediamo quest'altra porta. Allora, qua non c'è più niente. E qua possiamo entrare. Io ormai, raga, mi aspetto di tutto, ve lo dico. Devo stare veramente col terrore nelle chiappe ormai. Qualsiasi posto io entri. Gli ingranaggetti ci piacciono. Prendili tutti, però. Ehi. Niente, raga, sto col panico, anche perché appunto a colpi sono messa un po' così cosà, non vorrei dire. Questa città è ancora piena di scorte. Ce ne sta di robetta utile e interessante, per fortuna. Quindi apriamo dappertutto, scoccino, credenzina. Niente, esplosivo al massimo. Ne posso fare un'altra assordente, dai. Riempiamo le scorte. Così posso prendere anche questo, aprire anche quest'altro cassetto e trovare altro esplosivo. Ammazza quanto esplosivo, raga, che mi stanno a dare. Comunque a me sta situazione, sinceramente ve devo dire, non mi piace, non mi sconfinfera. Comunque, allora, abbiamo 82 ingranaggetti. La puta madre che te parió! Lasciami! Che figlio di una grandissima! Dio. Ma perché? Mannaggia santa! Ma che è? Oh! Ma da dove cazzo sono usciti? Ma da dove cazzo sono usciti questi mo? Ma regà, è assurdo! Ma dal nulla! Oddio! Ma vedete che vi ho detto che a me sta cosa non mi sconfinferava? Mannaggia santa, guarda, mo faccio sta cosa bellissima, toh! Pezzo di merda, toh. Ecco fatto. Vedete che le stordenti possono essere utili? Cristo. Raga. Ma che cazzo, gente? Ma che cazzo veramente? Oddio, cioè mi ha colto totalmente impreparata. Cioè, nonostante comunque la situazione mi puzzasse, cioè sono stati capaci di farmi stracagare addosso. Oh, cioè, comparsi così dal nulla. Mentre mi stavo facendo tranquillamente i fattacci miei al banco da lavoro. Io non so che dire, ragazzi. Allora, cerchiamo di potenziare l'arco. Che dite, ragazzi? Velocità di tiro. Direi di usarli 50, ragazzi, per migliorare velocità di tiro e velocità di incoccata. Dai, comunque l'arco è un'arma che deve diventare davvero nostra amica. Ancora? No, basta farmi prendere colpi, per favore, Mamma mia, che uno mi è bastato e mi è avanzato. Ok, che bello. Ci sono rimasti 32 ingranaggetti. Mamma mia, raga, terribile, terribile. Ok, dopo aver recuperato un attimino di serenità, vediamo se in questo bagno c'è qualcosa che possiamo portare via. Sembrerebbe di no, ragazzi, nulla. Oh, Dio Gesù. Allora, in questa camera però, robetta ce n'è. Esplosivo, alcol e un foglio che dice... Cara Melissa, ti lascio questo messaggio nel caso tu decida di venire con noi. Partiremo dal rifugio alle prime luci dell'alba. Ho convinto gli altri ad aspettare il più possibile, ma ormai Isaac sarà già sulle nostre tracce. Sappiamo tutti cosa è successo all'ultimo gruppo di disertori. Ok, facevano parte di un altro gruppo di disertori. Il piano non è cambiato, vogliamo scendere a sud e scoprire se è tutto vero. Forse quelle voci sono infondate, ma preferisco sperare una menzogna piuttosto che sopportare ogni giorno il fanatismo di Isaac. Quindi sto Isaac è il capo, ragazzi, del WLF. Ricorda chi eravamo. I WLF ci hanno accolti tra loro, ma non sono la nostra gente. Vorrei che avessi lasciato lo stadio con noi, ma forse puoi ancora cambiare idea. Giso. Ah, ma avete presa per un lupo. Che c'entri te, Ellie? Che c'entri te? Te devi sentire sempre al centro dell'attenzione. Oh, pillolette, 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 ammazza. Ma mi devo curare, che qua c'ho... Sì, dai, approfittiamo, ragazzi, utilizziamo questo medikit, perché qua ce ne abbiamo un altro a gratis, quindi direi di prenderlo. E qui abbiamo, mi sa, un potenziamento, qualcosa del genere. Questo è meglio leggerlo. Chimica organica, teoria e pratica, undicesima edizione, Weinberg, Kapoor e Omenuco. Fantastico. Nuovo ramo di potenziamento esplosivi, ragazzi. Nuovo ramo di potenziamento sbloccato. Sembrerebbe l'ultimo, tra l'altro. Possiamo creare addirittura frecce esplosive. Questo è figo.
Quindi questo, ragazzi, migliora, come potete vedere, tutto ciò che è esplosivo. Infatti trappole esplosive, addirittura le molotov, e questo pure può essere, raga, roba buona. A sto punto direi di utilizzare le 20 pillolette e di permetterci di creare frecce esplosive. Così che poi, ragazzi, da poter accedere anche a questi altri miglioramenti. Quindi vediamo un po', formula nuova per le frecce esplosive, quindi utilizza scotch e ovviamente materiale esplosivo. Quindi poi una volta che si ha l'arco si preme triangolo per cambiare tipo di frecce. Direi che visto che ci siamo, ragazzi, ok, ne crea una per volta, quindi diciamo che è abbastanza... Cioè ha abbastanza richiesta di materiale, ma ci può stare. Quindi colpi, colpi, bla bla bla. Ci piace tutto. Un colpo per fucile, regà. Me dessero mai veramente parecchi colpi per fucile a pompa. Allora, dopo esserci presi questo infarto assolutamente terribile e inaspettato, direi che mi sa che possiamo andare via. Ho capito, stare più attenta, ma noi stavamo qua che ci stavamo facendo, ragazzi, beneamati fatti nostri, senza aver fatto rumore né niente. Arrivano loro, così improvvisamente, dal nulla, tarapummete, t'ammazziamo, ti spariamo, bla 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 bla. Va bene, allora, che dite, possiamo uscire da qua? Chissà se possiamo scendere, sì, senza farci male, così da evitare, ragazzi, di ripassare da dentro, anche perché era impossibile, eravamo entrati strisciando, quindi va bene così. Allora, dopo quest'altra esperienza assolutamente fantastica, direi, ragazzi, che possiamo finalmente procedere verso l'ospedale. L'ospedale a destra, fatto sta che qua la natura selvaggia, ragazzi, si è impadronita di tutta la zona, quindi vediamo un attimino se possiamo entrare da qui. Ovviamente merda, chiuso. Devo entrare lì dentro. Ok, da qui possiamo salire però. Ok. Fantastico, allora. Benissimo. Benissimo, sì, ma dobbiamo stare veramente, ragazzi, con le antenne drizzate tutto il tempo, perché, cioè, se possono creare situazioni di merda da un momento all'altro. Non lasciare cassonetti sulla rampa, probabilmente è giusto quello che faremo, perché qua c'è un cassonetto. Rampa scivolosa. A cosa ci servirà mai, ragazzi? Cassonetto, ovviamente, a salire là sopra. Ma come la apriamo sta roba? Rampa scivolosa, bla bla bla. Solo che dobbiamo sollevare quella saracinesca. Ma ovviamente l'elettricità, ragazzi, non ci viene in aiuto. Ma dubito che sto cassonetto la possa sfondare. Oddio. A meno che, cioè, veramente succede l'impensabile. Quindi proviamoci, ragazzi. Mettiamola in traiettoria, vediamo un attimino cosa succede. Infatti stiamo facendo giusto quello che l'avviso diceva di non fare. E molla, Ellie, vai. Forse potevo dargli un po' più di spinta. Rido tantissimo, ragazzi, perché qua c'è la catena per aprire. Niente, come al solito mi devo... Adesso ho capito quello che devo fare. Ho capito. Comunque lanciare il cassonetto aveva senso. Faceva parte del piano, solo che io ancora non lo sapevo. Solo che come cazzo faccio ad essere così veloce? Cioè, più veloce del cassonetto che scivola. La vedo dura. Vabbè, proviamoci. La vedo durissima, ma ci possiamo provare. No, porco zio, ho mollato. Ma quanto posso essere efficiente, ragazzi? Ho mollato per sbaglio il tasto, se no ce l'avevo fatta. Ok, riproviamoci. Stavolta terrò premuto. Ecco fatto. Tac. Ce l'abbiamo fatta, Ellie. Sì. Davvero un genio, davvero un genio. Adesso possiamo usare il cassonetto per salire su questo muro. E ritrovarci dall'altra parte, signore e signori, perché siamo veramente dei maghi incredibili dello spostamento. Va bene, continuiamo allora verso sto benedetto ospedale. Solo che di qua non si passa, ma di qua sì però. Eccolo laggiù. Ammazza, è lontano, regà. Merda. Sembrava più vicino. Mossa di... Porca vacca, Ellie. Sei ancora sicura? Sei sicurissima? Ma questa chi la ferma, raga? Ospedale Lake Hill Seattle, credo sia questo. Trova il grande cartello rosso. Vabbè, raga, gli ospedali sono riconoscibilissimi. Cioè, mi sembra assurdo che uno non riconosca un ospedale. Quello che mi preoccupa è chi o cosa troveremo fin laggiù. Sicuramente, ragazzi, non...
Non lo vedremo oggi l'ospedale, veramente tanto lontano, ragazzi. Io intanto comunque continuo a proseguire fin dove mi reggono le gambe. Allora, vediamo un attimino però di scendere, senza spaccarci le ginocchia possibilmente, quindi... Opla! Fin qua ci siamo. Ho sentito... Sbaglio o sto sentendo dei rumori molesti? Probabilmente non sbaglio. Di solito il mio senso di ragno, ragazzi, non si sbaglia mai. Quindi vabbè, a parte tutto, per ora sembrerebbe essere tutto tranquillo, a meno che non sbuca un qualcosa o un qualcuno dal nulla, come è successo tipo un attimo fa. E vorrei capire perché Ellie ha preso l'arco, ad esempio. Fatto sta che qua c'è una porta e io corro. Io sento dei rumori, raga. Comunque là dentro c'è roba. Là dentro c'è roba. C'è roba buona, roba bella. Che mi interessa. Io voglio quella roba. Come facciamo ad entrare? Certo che possiamo entrare. Però dovrei rompere questa finestra qua. Aspetta. Non c'ho più niente. Ma non posso sacrificare uno dei miei colpi, ragazzi. Possibile non c'è una bottiglia manca a pagarla? Prima me le regalavano. Dio santissimo. Manco un mattone. Ci stanno tutte ste stracazzo di macerie. Vabbè. Userò il colpo, raga. Che devo fare? Non posso fare altrimenti. Ma io tutta sta robetta non la mollo. Scusate. Che faccio? Lascio tutta sta roba qua dentro. Ma anche no. Ecco. Un ingranaggetto, per esempio. Se ingranaggetti, un colpo e un colpo. Ammazza. Un gran bel malloppo. Però in compenso abbiamo raccolto una carta collezionabile. Arch enemy. Interessante. Va bene. Ah, adesso me le date le bottiglie, figli di una grandissima. Vabbè, non me fate parlare. Non me fate di, va, per favore. Allora, niente, raga, con le forbicine non posso fare niente perché c'ho le frecce al massimo. Quindi adesso possiamo tranquillamente uscire di qua e vedere un attimino da che parte andare, appunto, per uscire da questo posto. Va bene, ma io dovrei andare di qua. Già il fatto che qui dentro sia così buio non me la conta giusta, raga, non mi piace proprio per niente. Nope, nope, nope. Dai, fate un po' di rumore, pure le porte ci si mettono, accidenti. Che puzza. Chi ha scureggiato, ragazzi? No, gli scureggioni no, ve prego, che ne ho avuto già abbastanza di scureggioni a respirare le vostre loffe. Anche no, grazie, basta. Ah, straccetti al massimo, non mi posso creare niente. Ah, e che è successo qua? Roba spiacevole di sicuro. Allora, facciamo una cosa bellissima intanto. Mettiamoci il fucile qui. Ricarichiamo le armi, ragazzi, prima di ritrovarci nella merda con le armi scariche, che non si può mai sapere. Ok, qua sembrerebbe non esserci nessuno ad aspettarci, tranne questo povero morto che chissà... Ammazza, che cazzo. I colpi me li prendo, scusa. Te la sei cercata. Ecco, ok, allora non avremo nessuna pietà. Nessuna pietà! Che cazzo era? Fanculo. Oddio, no. No, 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 la torcia non me se può spegnere mo. Che palle, raga, lo sapevo io lo sapevo. Lo sapevo che andava a finire così. Uffa. Nei luoghi bui e tetri va a finire sempre di merda. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, ma ci doveva essere qualcuno. Brutta storia. Che questi se li ha mangiati, no? Ci doveva essere. Mannaggia santa, raga, mannaggia santa, quanto odio tutto questo. Minchia, ha fatto man bassa, direi, non posso creare altro, veramente, no. Né molotov, né medikit, ragazzi, niente, vabbè. Piano piano. Non mi fate sorpresine del cazzo, che già oggi gli infarti mi sono bastati e mi sono avanzati. Accidenti a voi. Perché mi dovete fare questi giochetti stupidi? Perché? Grandioso. Raga, dove è andato quel coso? Cioè, non mo parliamone però, Vabbè, devo andare per forza dall'altra parte. Che il cielo ce la mandi buona, ragazzi. Che dobbiamo fare? Eccola.
Stalker. Cazzo. Devo trovare un'uscita. Sì, ma perché scappano? Sono stronzi silenziosi. No. Pure questo, mo. Ah, non li posso manco vedere dove stanno. Siete dei pezzi di merda luridi. Che palle, ragazzi, che palle. Che bastardi maledetti, dai. Cioè, pure st'infamata no. Come esco da qui? Pure st'infamata no. Che palle assurde, raga. Devo essere pronta a tutto, però, raga, psicologicamente è pesante. Eccolo là, guardalo. Guardalo là, lo stronzo. Ok, l'ho ammazzato a primo colpo. È morto? Non è morto? È morto, dai. Raga, almeno è andata a segno. Questa era una buonissima cosa. Però dobbiamo fare davvero tanta attenzione, perché i bastardi possono essere dovunque, a quanto ho capito. Niente, eccola al massimo. Facciamo piano. Per una volta non voglio fare macelli, perché non mi voglio ritrovare uno di sti cosi. Eccolo là. No, si abbanna! Dio santo, Dio santo, Dio santo! Chi è? Dov'è? Dov'è? Ce ne sono ancora, mi sembra di capire. Vedete, come al solito, ragazzi, inizio bene il lavoro, poi va tutto a puttane, come al solito. C'è sta poco da fa, la storia della mia vita. Mannaggia santa, mannaggia. Ce ne sono ancora, li sento. I maledetti bastardi, non si vanno manco senti. Che luridoni. Siete veramente dei luridoni. Comunque là in fondo vedo una luce, ragazzi. Quindi devo sperare, ovviamente, che sia la luce del giorno e che ci porterà all'uscita da questo posto, di questo posto infernale. Vi sento. Se continuate a gorgogliare, cioè comunque me ne accorgo, niente, raga, io me ne voglio andare il prima possibile. Puta madre che te parió, hijo de mil puta. E non è morto. Chi manca? Oh, e basta. C'era un altro lì, raga. Vedo il piede. Oh, niente, raga, mi devono far consumare 3 miliardi di colpi come al solito. Oh, non è morto, ma serio? Ma vaffanculo, va. Oh, ancora, no, basta. E basta, ma seriamente. Non ne posso più. Vieni fuori. Maledizione, vieni fuori. Oh, che bastardi di merda, ragazzi. Niente, devo usare sempre 3 miliardi di colpi alla fine, per quanto io cerchi di stare attenta. Ma che cazzo fa? In preda al delirio. È uno squilibrato. E vaffanculo, va pure te. Ancora? Che strapalle enormi. Cioè, sto usando più colpi qua dentro che non so dove. Ma c'è altro qua? Ditemi che se c'è altro ed è utile. Mi sa di no, raga. Cioè, che assurdità comunque. Porca vacca, quante munizioni andate. Me ne voglio andare, fatemi uscire. Oh, è la madonna. Ah, è il fiume. Pensavo stesse piovendo, infatti non capivo. Vabbè, io direi di andare, raga. Mamma mia, di non perdere troppo tempo e di vedere un attimino. Ecco l'ospedale. L'ospedale è di là, quindi comunque dobbiamo andare di là. Ma ci arrivo fin lì? Sì, ci arrivo, vai. Ok, perfetto. Lo so, Ellie c'è ragione, però altri... Posso arrivare in strada da qui? Niente, pareva. Rientrare. No, ve prego, non tutto, ma non rientrare, basta. Cioè, ho usato... Cioè, regà, non si sa quante munizioni ho usato, ma è follia, dai. Mo' me devo andare a rimettere dentro a sto casino.
Che palle. Cioè, lasciatemelo dire, raga, che palle. Devo tornare in strada. Sì, il problema è che qua intorno sarà pieno di merdacce. Quello è il problema principale. E se sono stalker è un'altra bella rottura di palle. Allora ragazzi, prima di addentrarci anche in questa nuova area, che probabilmente sarà un po' problematica, spero sinceramente di no, direi di fermarci qua e quindi di continuare a dirigerci verso l'ospedale la prossima volta. Che dire, ragazzi, che comunque di strada ce ne fanno fare, veramente ci fanno percorrere parecchia strada per raggiungere i luoghi che dobbiamo raggiungere, il che ovviamente non è un male a livello esplorativo di tutto il resto. Mi ricordavo sinceramente che avremmo visto più spesso Abby, però evidentemente mi ricordo male, ragazzi, come è molto probabile che sia. Ma comunque prima o poi ci toccherà rincontrarla. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Yopdosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.